Amici, benvenuti nell'Oxurdist questa settimana. Prima di iniziare, come sempre, la marchettina ci sta sempre bene dirla e ricordarvi. Il giveaway disponibile anche questa settimana, cioè questa settimana, sto mese. Quello scorso l'ha vinto un ragazzo che ha deciso di scegliere i Pokémon. Voi potete scegliere quello che volete, mi raccomando, partecipate. Il link è qui sotto, così come anche il link di Instant Gaming normale, dove potete shoppare, comprare The Last of Us, Jedi Survivor, i DLC di Destiny, tutto quello che volete. Comunque, Nessus, signori, solito posto, inutile che ve lo sto a dire, tomba dello scrutatore sopra l'albero sta settimana, Xur vende. C'è il protocollo, regà. Protocollo della Fenice con 23 di intelletto e 15 di mobilità. Questo è un pezzone interessantissimo per la strega, che mi avete visto usare anche nei GM. Quello che vi fa recuperare la super. Se voi vi mettete poi il frammento, vi fa le esplosioni quando utilizzate la super, e vi mettete un'arma solare, quando siete dentro la pozza vi conta come come kill della super. E quindi vi dovrebbe andare oltre il 50%. Quindi è un ottimo pezzo questo qui, se volete continuare a spalmare la pozza. Poi come arma, spezza regine, già un po' che lo porta, lo porta ogni tanto. Insomma è un po' uno schifo in questo momento. Un lineare che spara una scarica ad arco precisa a lungo raggio, che si incatena i bersagli nei pressi e li acceca sul colpo. E ha due modalità di fuoco, se volete. Ai tempi in azzardo sta roba qui si utilizzava perché one shottava, adesso non più. Poi abbiamo la spada Dofide, fornisce due coltelli per ricarica per il caccia. Poca utilità, a parte quelli simpaticoni che vi tirano i coltelli in crogiolo, vi fanno headshot. E il roll è anche discreto, a parte la resilienza che fa abbastanza schifo perché è bassa. Guerriero Eterno, attivare i pugni della distruzione fornisce uno scudo aggiuntivo. E era uno di quei famosi pezzi che Bungie ha cercato di sistemare, tra virgolette, andando a togliere la possibilità di switchare il pezzo esotico all'interno delle trials o delle comp, per esempio, no? Quindi ti caricavi la super, poi ti mettevi questo, così eri più resistente. Se può più fa. A parte quello, il pezzo è abbastanza inutile. Poi armi leggendarie. Abbiamo l'afflusso cromato. Allora, vediamo prima se c'è qualcosa di craftabile. Dunque, c'è l'Igalos, lo sniper, se volete, sempre per il discorso di tenervi le armi per la prossima season, eccetera, eccetera. E poi c'è la mitragliatrice della season dei pirati, che però personalmente sono entrambi armi che in questo momento non consiglio, soprattutto se avete zero modelli, dovete farli tutti e cinque, meglio che li lasciate di due, perché altrimenti vi bruciate un po' di roba. Comunque, l'afflusso cromato è un 720 con furia, che in PvE potrebbe essere carino. Potrebbe, che comunque gli automatici sono stati buffati e qualcosa fanno. Il revolver con osmosi lo lascerei lì. Il vantaggio enigmatico con momento zen lo lascerei lì. Il sussurro roboante invece con surplus e fondina autoricaricante, carino. Se non ci avete per esempio il volgarità, che è lo stesso telaio, quindi che spara ondate per terra da vuoto con ottimi perk, questo è una buona alternativa. Di queste vi ho già parlato. Poi c'è la lama eternale, che insomma lo potremo anche skippare tranquillamente. Falco lunare con impugnatura a bruciapelo. Racconto dell'uomo morto con vento assassino. Entrambi, ragazzi, sono brutti roll. Quindi per il momento, per quanto riguarda le armi, nessuna delle tre è decente. Armature. Strega. Culto della guerra futura. Abbiamo un 60 resistenza recupero disciplina, 16, 13, 17, un po' bad, un 58 brutto, un 59 brutto, un 61 bruttino anch'esso, bruttino, bruttino. Poi per il cacciatore invece abbiamo delle spalle, delle braccia con 20 di mobilità e 17 di disciplina. Carino, ho visto di peggio, ci potrebbe stare come entry level. Un 65 con le stazze tutte splittate non mi piace. Il casco a 57 non mi piace. Le gambe con forza 18, 62, anche questo bruttino. Titano invece, vediamo un po'. Braccia con 23 di forza, 60 di overall. Se volete, se avete altri pezzi che vanno un pochino a
equilibrare questo ci può pure sta. 58 con 26 di disciplina e 16 di resilienza, 10 di recupero. Allora, sto coso è orribile perché è un 58, però è un buon roll, discreto. Bassino, poteva essere 26 è alto, però quelle, le resilienze e recupero potevano essere più alte. Però questo è un buon punto di partenza per una tripla 100 volendo. Anche se è un 58 di overall. Quindi il petto del titano potete prenderlo volendo. Il casco no. Le gambe con 20 di mobilità, dire di no. Quindi le uniche armature esotiche, scusate, leggendari che consiglio sono il petto del titano, le braccia del titano volendo, se volete, e le braccia anche del caccia, proprio al limite delle doppie 100. Al limite.